Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio della serie Spore. Finalmente un nuovo episodio dopo una settimana senza giocare a questo gioco. È un po' dura perché sinceramente, visto che ho iniziato a fare gameplay, ho deciso di non giocarci e giocarci solamente quando sono con voi. Comunque ragazzi, ci siamo fermati a fase creatura. Cioè abbiamo iniziato a camminare sulla terra e ho fatto vedere anche le prime cose. Comunque possiamo, anche se siamo erbivori, possiamo anche attaccare le creature che possiamo conoscere. Però visto che siamo erbivori, comunque ci conviene più fare amicizia con le altre specie. Ecco il nostro piccoletto mostriciattolo, se posso chiamarlo così, perché non assomiglia a nessun animale che esista. Però ovviamente comunque è un altro pianeta. Questa specie è così, è particolare, a me piace. Ecco. Va bene ragazzi, ci siamo fermati che avevamo fatto amicizia con uno di questi popoli che si trova qui, che sono i pagatore. Ora noi andiamo alla ricerca di altre specie prima di accoppiarci e creare una nuova nostra specie. Cioè andiamo alla ricerca di qualcosa di nuovo, però prima mangiamo, che avevamo fame. Ok, andiamo a conoscere le altre specie, sperando che queste altre sono simpatiche, non ci vogliono ammazzare o cose del genere. Ok, questa sembra una specie pacifica. Andiamo a fare amicizia. Ecco, dobbiamo fare il canto insieme a loro. Bene, siamo riusciti la prima parte. Ora andiamo a fare amicizia con queste altre. Dobbiamo impressionare altri due grobi. Cazzo di nome è? Brutto, non mi piace. Meglio il nostro, che non mi ricordo nemmeno come si chiama. Va bene così. Perfetto, abbiamo trovato un nuovo oggetto. Ora possiamo anche prendere questo. Ah, beh, giusto, mi sono dimenticato di spiegare questo. Per tutto il pianeta ci sono delle ossa a terra che comunque ci danno sempre queste carte, che comunque possono servire per sbloccare nuove parti del corpo dei nostri animaletti. Perché comunque più ne abbiamo e più siamo... ma scusa, tu hai fatto il livello basso. Ok, no, questo è antipatico. Proviamo da questo. Sembra più simpatico. Comunque, come dicevo, sblocchiamo comunque sempre le parti più nuove dei nostri animaletti. Ora siamo diventati più intelligenti, sì. Il nostro cervello inizia a crescere sempre di più. Vedi, è felice che lui è diventato intelligente. Allora, il cervello è cresciuto, aumentando l'intelligenza. Hai mosso i primi passi verso lo stadio senziente. Hai appreso l'abilità di indurre un alleato a entrare nel tuo gruppo e aiutarti nelle tue esplorazioni. Ok, questa è una cosa positiva. Vedi, ora forma un gruppo. I membri del tuo gruppo ti aiuteranno ad attaccare o socializzare. Ora puoi aggiungerne uno. Socializza con gli alleati e questi si uniranno a te. Quindi in pratica noi basta che torniamo. Vabbè, possiamo anche con questi animaletti, però sono brutti, non mi piace. Io preferisco la mia specie. Comunque andiamo uno dei nostri alleati, cioè ad esempio lui. Andiamo a parlare. Ok, ha mostrato il fascino. Mostriamo anche noi il fascino. Ed ora lui comunque entra nel nostro gruppo. Quindi dove andiamo, cioè per esempio andiamo a fare delle ricerche e altre cose, lui ci seguirà sempre. Ciao, hai raggiunto al tuo gruppo una nuova creatura. Caccia, canta o balla per i prati. Dai l'esempio agli altri e gli altri ti seguiranno. Scusatemi, non avevo visto. Diventando ciecato, secondo me devo mettere gli occhiali. Non riesco mai a vedere. Comunque, visto che abbiamo accumulato 140 punti, potremmo anche accoppiarci. Quindi noi facciamo il richiamo di accoppiamento. Ora stanno cantando. Vediamo chi si accoppia con noi. Ecco questa qui. Cioè questa qui, questa qui. Vedo che siamo più noi la femmina. Allora, ora si stanno accoppiando. Cioè accoppiando, sempre tra virgolette, perché non hanno fatto un tubo. Ora deponiamo questo bell'uovetto e andiamo a modificare il nostro piccolo animaletto, che comunque è diventato anche più intelligente. Quindi potremmo anche mettergli le braccia. Cioè ora vediamo.
Allora, non mi ricordo come si chiama. Ah, si chiama Blaurno nella nostra specie. Però mi fa piacere, cioè mi piace, non è male. Ah, questo è per controllare i movimenti e tutte le cose che fa. Ruggito, vabbè, però no, comunque non c'ha problemi per adesso, cioè non è modificato male. Allora, ora noi possiamo anche mettergli delle braccia, anche se boh, non so se mettere. Vabbè, gliele mettiamo perché possono servire sempre. Ora ci servono gli arti, che possono comunque difenderci dai nemici. Noi usiamo queste qua per adesso, che sono tipo da scimmia, o qualcosa del genere. Comunque, dobbiamo mettere in modo che il nostro animaletto abbia comunque qualche difesa, essendo erbivoro può essere facilmente attaccato. Quindi noi cercheremo comunque di mettergli qualcosa che possa difenderci. Però, cioè, così non mi piace molto. Mettiamoci un po' questo più giù. Gli occhi sono strani, anche la faccia. È molto carino, sì, così bello che mi invidiano per aver creato sto coso. Allora, devo ingrandire un po' la testa, che diciamo un po'. Ora è un po' meglio, forse. Vorrei aggiustare un po' la schiena, non so. Non mi ricordo come si aggiusta. Ah, sto. Ah sì, ok, ora mi ricordo. Drizziamo un po' le ossa. Ma non di ingrandire a livello. No, così lo sto peggiorando. Dobbiamo alzare queste ossa. Sembra un ciccione. No, ho sbagliato, ho deformato le braccia. Comunque scendiamo un po'. Eh sì. Madonna, che strano. Fa senso questo coso. Scusatemi. Oh, lo so che l'ho creato io, ma. Fa un. Bello così. Anche un po' più carino. È diventato più carino. Comunque dobbiamo metterci qualcosa perché. Anzi, più che altro mettiamoci questo che comunque ci aumenta la difesa. Cioè, aumenta di salute il nostro animaletto. E infatti siamo arrivati a 19. Se ce ne metto altri due. Aumenta ancora, vediamo. No, non aumenta, quindi dobbiamo mettere. Va bene due. Ora le bocche. Dobbiamo mettere queste qua che servono. Che se cioè sono meglio. Non so quale mi piace di più. Questo è carino. Sì, aspetta, aspetta, ora glielo metto. Però prima dobbiamo togliere questo. È bellissimo, ragazzi. È stupendo questo animaletto. Veramente bello. Allora, ora che abbiamo messo questo, vediamo il colore. Vediamo se cambiarlo. No, va bene così, credo. Oh, sta ridendo. Va bene. Aspetta, voglio cambiare anche gli occhi. Questi qua non mi piacciono. Aspetta, non ti muovere. Ok, mettiamoci questi. Okay. Ah, sì, ora è così carino. Ah, sì, è bellissimo. Sei bellissimo. Ma quanto sei bello! Il mio Blaurno. Bene, l'ho modificato. Oh. Ed eccolo qui, che è cresciuto il nostro piccoletto. Ah, guardate com'è carino. Ora devo fare quello che dice la mamma. Sì. Ah, ok, devo fare la posa. Ah, perché sono le cose nuove che ho imparato. Ora che devo fare? Ho fatto? Ah no, devo fare l'attacco. Vediamo ora cosa ci vuole far fare la mamma. Ah, ok, imparare ad affascinare. Perché giustamente ci abbiamo messo tutte queste cose nuove. Quindi diciamo che stiamo insegnando alla nuova generazione come fare. Impara a colpire, va bene. Per imparare a colpire. Ok, abbiamo imparato, ragazzi. Bel suono. Ok, siamo cresciuti. Adesso è ancora più carino il nostro piccoletto. Guardate com'è bellino. Guardate come cammina. Andiamo alla ricerca delle altre specie perché comunque dobbiamo aumentare i punti. E comunque conoscendo le altre specie troviamo anche i tesori. Cioè, chiamiamoli così. Ormai ovunque chiamo tutto tesori. Oh, è molto carina questa specie, mi piace. Aspetta, prima però voglio prendere il tesoro. Ah no, si stanno spaventando perché c'ho l'attacco. Ho il teropo. Cosa cazzo? Non so cosa sia, va bene. Comunque facciamo amicizia con questa specie.
dobbiamo cantare. Ah, è molto semplice con questa specie, perché forse è abbastanza più debole di noi. Cioè, molto più debole di noi. Però visto che siamo erbivori, comunque io voglio essere pacifico. Cioè, voglio... oh, essere una creatura simpatica e intelligente. Non so cosa sto dicendo, ma va bene. Però più che altro è che... per adesso è meglio essere una creatura pacifica. Poi quando diventiamo più una civiltà, diciamo, diventiamo, facciamo nascere i primi uomini. Comunque posso prendere la conchiglia. Poi? Poi? Cosa posso fare con la conchiglia? Vabbè, mantiamo un'arma in mano, non si può mai sapere. Comunque abbiamo fatto amicizia con queste specie. Ora andiamo a cercare le altre, così guadagniamo altri punti. Madonna, come camminano strani sti cosi. Ma come... non so cosa ho creato, ma va bene. Sono sempre carini, solo perché li ho creati io. Ok, lì c'è una nuova specie, andiamo a fare amicizia. Anche se sembra molto aggressiva. No, no, va bene, è pacifica. Non scappare. Va bene. Dobbiamo impressionare tre di questa specie. Ok, abbiamo fatto subito. Comunque, essendo anche una specie erbivora, abbiamo più probabilità a fare amicizia noi, perché non siamo aggressivi. Comunque è nato il piccoletto. Ora facciamo amicizia con lui. Dobbiamo ballare. Ah, va bene. Ah sì, un consiglio. Quando una specie fa tipo ballo, voi dovete fare quello che fa lui. Perché... vabbè, forse questa specie era più debole della mia. E poi quello era anche piccoletto. Però vi consiglio di seguire quello che fanno le altre specie, perché sennò non riuscite a fare amicizia e non guadagnate punti. Ovviamente se decidete di essere amichevoli. Qui sta succedendo qualcosa. Ah, stanno combattendo, credo. Non so cosa stanno facendo, ma va bene. Andiamo a conoscere le altre specie. Ecco, qui c'è un'altra specie. Oh, carina questa. Vediamo se riusciamo a fare amicizia. Ma io il ballo non ce l'ho. Vediamo se riusciamo a affascinarlo con la posa. Ma no, purtroppo non riusciremo a fare amicizia con questa specie, perché noi non conosciamo il ballo. Abbiamo fatto l'amicizia. Amicizia comunque, va bene. Forse la nostra specie è più forte delle loro. Però vabbè, noi continueremo a fare amicizia perché conviene. Visto che siamo erbivori, meglio avere più alleati possibili. Allora, ora abbiamo fatto amicizia con quest'altro. Dobbiamo fare amicizia con l'altro per guadagnare altri punti. Allora, dove stai? Dove cavolo sono andato io? Ok, ora facciamo amicizia. Ok, posa. Quindi facciamo la posa. Come state vedendo, comunque noi riusciamo, grazie a questa barra, vediamo qual è la specie più forte anche. Avete visto, noi comunque stiamo facendo più velocemente. Cioè caricavamo la barra più velocemente. Ora ho fame, meglio mangiare un attimo. Ok, mangiato. Comunque... cerchiamo di arrivare al secondo... cioè, continuiamo a progredire. Facciamo amicizia con un'altra specie, probabilmente dobbiamo fare l'ultima. E poi passiamo al prossimo stadio. E ci vediamo nel prossimo episodio, perché dobbiamo fermarci. Per adesso facciamo amicizia con un'altra specie. Speriamo che questi siano almeno anche questi simpatici. Speriamo. Ok, dobbiamo ballare e non ce l'abbiamo ballo. Quindi cantiamo, perché è la nostra specialità, come ho visto. Dai, non fare l'antipatico. Ok, perfetto, perfetto. Andiamo a fare amicizia con quest'altro. Facciamo posa, non so, cambiamo. Perché alla fine non cambiamo molto. Se fanno il ballo comunque rimaniamo un po' indietro noi. Speriamo che fa canto. Vediamo. Sì, ok, perfetto. Ok, perfetto, abbiamo fatto amicizia. Ci manca l'ultimo. C'ho ancora questa cosa in mano. Non so come buttarlo. Ma vabbè, non fa niente.
Ah, abbiamo trovato un'altra cosa qui. Ma che c'è qualcosa? Ok, l'ha buttato a terra finalmente. Facciamo amicizia anche con quest'altro. Ma io il ballo non ce l'ho. Siete fissati? Dai, canta, please. Sì, ok, cantiamo. Perfetto, siamo stati fortunati adesso. Ok, perfetto, abbiamo fatto amicizia con una nuova specie. Ora siamo aumentati siamo progrediti, credo, si dice così? Non lo so. Che il nostro cervello sta iniziando a crescere. Perfetto. È molto felice. Il cervello si è ulteriormente sviluppato. Un altro passo avanti verso lo stadio senziente. Ora testa e statura sono aumentate. E ora c'è posto per qualcun altro nel gruppo. Ah, perfetto, ora possiamo invitare un'altra specie nel nostro gruppo. Noi torniamo un attimo a casa. Facciamo entrare un altro nel nostro gruppo e ci vediamo nel prossimo episodio. Con la creazione comunque della nostra creatura. Cioè comunque la modificheremo perché abbiamo ottenuto. Cioè abbiamo accumulato un sacco di punti DNA. Quindi andiamo un attimo qui, ci facciamo un altro amichetto. Amichetto tra virgolette. E poi nel prossimo episodio cerchiamo. No, ho sbagliato. Scusami, scusami, ho sbagliato. Scusami, non mi picchiare. Non ti arrabbiare, stai calmo. Dopo ti viene qualcosa. Allora. Ok, la posa. Ah no, ho sbagliato, era. Ma dopo quanti errori. Scusami, scusami. Sì, vabbè, ho capito, ho capito. Fammi fare amici. Ah, finalmente ci sono riuscito. Perfetto, ragazzi, abbiamo nel nostro gruppo un nuovo animaletto. Ora ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Che dobbiamo accoppiarci e spendere i nostri punti DNA per migliorare il nostro piccolo animaletto. Quindi ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti, qui da Yamamoto.